tutti, sono Anna Laura e sono la titolare della Vetro Tiffany Alcoa, che è un laboratorio artistico che si occupa di lavorazione artistica del vetro. Questa attività nasce quasi 30 anni fa, è nata quasi per gioco. Dopo il mio diploma da ragioniera ho deciso di intraprendere appunto questa attività artistica, nonostante non avessi fatto degli studi adatti. Si può dire appunto che sono un'autodidatta, proprio perché avendo avuto sempre questa passione artistica ho deciso appunto di farne un'attività. Le tecniche che utilizzo nel mio laboratorio sono diverse. Utilizzo sia quelle più antiche come il Tiffany, il profilato in piombo e la grisaglia, che sono quelle appunto più antiche che conoscerete perché sono quelle con cui si realizzano le vetrate istoriate nelle cattedrali. Poi utilizzo il mosaico e la pittura a freddo, anche se ultimamente quella che utilizzo maggiormente è quella della vetrofusione, che è quella che mi ha appassionato maggiormente proprio perché è una tecnica più contemporanea e che mi consente di spaziare nella produzione. È una tecnica che probabilmente sarete abituati a vedere in Veneto. Non è il vetro soffiato che parte appunto dalla silice, ma parte dalla lastra già preformata. Quindi, giusto per spiegarvi meglio, io parto dalle lastre che vedete comunemente nelle finestre. Quindi un vetro float che, a seconda appunto di quello che devo realizzare, coloro o con degli ossidi o con dei vetri già in pasta colorati, li taglio, li sagomo e vado poi a metterli su un calco in materiale refrattario che mi crea appositamente e che metto dentro un forno ad alte temperature che mi consentono di dare la piega al vetro. Con questa tecnica, come ho detto prima, spazio perché posso realizzare da vetri per mettere appunto nelle porte, quindi delle vetrate artistiche, sia oggetti di uso quotidiano o oggetti d'arredo come lampadari, lampade, ma anche oggetti di uso comune come dei piatti o dei piccoli oggetti da bomboniera. Il mercato è variato nel corso di questi 30 anni perché, essendo un lavoro comunque diverso dal solito, all'inizio della mia carriera artistica una delle cose che mi è stata richiesta maggiormente sono le vetrate proprio artistiche, sia nelle chiese che nelle porte. Anche perché, diciamo, essendo alle prime armi non avevo molta capacità produttiva. Poi nel corso degli anni ho comunque acquistato altri due forni, perché in totale ne ho tre, e ho iniziato a diversificare anche la produzione facendo comunque degli oggetti anche più piccoli, che sono appunto quelli più richiesti. Quindi diciamo che attualmente intanto mi capita di lavorare spessissimo sotto ordinazione, perché comunque, essendo un artigiano, è quello che in realtà vorrei anche fare, cioè andare a creare degli oggetti che mi vengono richiesti proprio perché non si trovano, diciamo, in circolazione. Quindi diciamo che anche degli oggetti personalizzati sono quelli che mi vengono richiesti di più, passando dal classico piatto, l'orologio da parete, ma anche interi arredamenti. Quindi mi capita di fare gli specchi piuttosto che delle lampade, o comunque, come detto prima, un intero arredamento, intendo degli oggetti proprio abbinati in un contesto d'arredo. Prospettive per il futuro sono tante, nel senso che mi aspetto intanto di continuare a fare questo lavoro nonostante appunto le difficoltà che sono sopraggiunte dopo il Covid o dopo queste due guerre, perché comunque ci sono state veramente delle difficoltà dal punto di vista del reperimento delle materie prime. Però questo per me è diventato non solo un problema ma anche uno stimolo per il futuro, perché comunque sto cercando di elaborare appunto sia delle nuove tecniche, diciamo, mie, nel senso che sto cercando di crearmi delle nuove linee di produzione, e questo mi stimola anche a essere più grintosa rispetto al futuro, perché comunque ho sia necessità di lavorare sia necessità di tenere comunque quella fetta di mercato che comunque sono riuscita a trovarmi in questi 30 anni.